sopportiamo ai 10 anni che cerchiamo ogni anno di crescere. Qual è la tua aspettativa quest'anno al 10° anno e soprattutto domenica, iniziando il campionato di eccellenza, abbiamo tanti giovani che hanno sicuramente delle ottime prospettive. Ma guarda, 10 anni di Genova Calcio non hanno fatto altro che buttare le fondamenta su quello che può essere una grande società genovese. Sicuramente siamo la società più numerosa in Liguria, con numero di tesserati. Facciamo un campionato che si chiama la Serie A dei dilettanti, lo facciamo con onore da 10 anni, qualificandoci quasi sempre nelle posizioni delle prime 5, e siamo seriamente contenti di quello che abbiamo fatto, pur non avendo mai puntato a una vittoria finale del campionato, perché eravamo consapevoli che dovevamo mettere a posto le strutture, i campi, avere un settore giovanile forte e competitivo. Direi che siamo sulla buona strada, sicuramente possiamo fare ancora meglio. La nostra corsa è quella di migliorare sempre di anno in anno, e siamo soddisfatti del fatto che questa società è 10 anni che ha la stessa dirigenza, quindi non è facile trovare in una società sportiva una continuità così importante. Io voglio ringraziare pubblicamente gli amici Danilo Rossi e Michele Parodi, Rodolfo Pigliatto, che non è qua presente, che sicuramente in questi anni mi hanno supportato, perché non è stato facile. Sicuramente abbiamo superato momenti difficili, ma ora abbiamo le basi per poter fare bene. Se le istituzioni, la federazione, il CONI, il comune, la regione ci daranno una mano, potremo mettere seriamente a posto tutte le strutture e cominciare a fare dei ragionamenti diversi, e questo nome Genova, che non è stato mai abbastanza solo, voi l'avete portato in Serie A, quindi è bello che ci sia, però Genova Calcio è una cosa nuova, sarebbe bello riuscire ad arrivare ad essere perlomeno in città una società veramente rappresentativa della città. Quindi noi siamo affiliati alla Sampdoria grazie a Marco Lanna e ai suoi collaboratori che hanno creduto in noi, e noi abbiamo creduto in loro, ed è, diciamo, che è andata bene a tutti e due, e quindi siamo contenti di poter continuare un percorso insieme e di riuscire a ottenere dei buoni risultati. Non ci poniamo obiettivi particolari, perché noi dobbiamo solo che migliorarci e migliorare anno dopo anno i nostri risultati e la nostra crescita. Grazie Presidente. Dietro di me...